una villa che ha un parco gigantesco dietro, che fa parte dell'ambasciata. C'erano dei soldati di guardia davanti alla porta principale della villa, e poi c'erano due di militari armati, diciamo, che giravano così, no? Si incrociavano, e quando i militari facevano il giro così, no? E allora bisognava correre e saltare il muro. Io mi ricordo che non sono mai stata brava in ginnastica, anzi non mi piaceva per niente. Arrivavo a 1,20 m a saltare. Ho fatto un salto di 2 metri e addirittura mio marito, che era un po' grassottello, l'ho tirato su io. E siamo caduti dentro in un parco e c'era lì un signore italiano che ci ha detto benvenuti in Italia. Giorno 9 di ottobre, esco la mattina normalmente dall'asilo nido, piovigginava e salgo su un autobus e a un certo punto mi sembra che un tipo nell'auto mi guarda, no, insistentemente, scendo da questo autobus, il tipo scende pure, io riesco a girare di qua, gira di là, riesco a non vederlo più. Adesso che il fatto è che passa l'ora, passa il tempo e bagnato com'ero non era il caso di continuare a aspettare fino a sera, fino alle 5 di sera, e me ne vado a casa del mio zio verso l'1, così arrivo là, tutto mi sono cambiato il maglione, la signora che cucinava per i bambini mi offre un piatto di minestra calda. In quello stavo cercando di mangiare questa minestra calda quando suona il campanello. Insistentemente. Esce mia zia, va a vedere, e chiedono di me. Noi cerchiamo David Muñoz. E allora la tipa dice, no, siamo amico. Allora lei viene, mi chiama, io esco. Era una monaca vestita da civile. Le avevano comunicato la mia situazione, quindi sapeva tutto, e venivano a portarmi via per farmi entrare all'ambasciata italiana. Però bisogna andare subito, e c'è la mia compagna che aspetta fuori con un furgoncino, e quindi dobbiamo andare subito. Così che esco con lei e mi infilano dentro in mezzo a dei canasti di verdura, pane, quelle cose lì, era un furgoncino tipo quei fiorini, e l'altra persona era una monaca vestita da monaca, che guidava la macchina, e comincia il suo giro per Santiago. Oh, io salivo sugli autobus tutti i giorni e andavo anche a piedi. Io non notavo i militari, però a volte mi sembrava trovarmeli davanti, no? Cioè era una cosa curiosa. Da questa macchina li vedevo tutti. Non c'era mucchio di terra del metrò dove non c'erano 3 militari puntando qua e là. Ovunque, negli angoli, così io cercavo. Chissà se arriveremo a stare ambasciata. Tutte le altre ambasciate erano chiuse per gli exiliati, non prendevano più exiliati, non prendevano più profughi, che entravano come profughi e dopo uscivano dal paese come exiliati. E a questo punto bisognava prendere la decisione. L'abbiamo preso, abbiamo impiegato praticamente 15 giorni in questo, perché è stato molto difficile riuscire a convincersi. Io non volevo uscire. E siamo arrivati a un compromesso, che io entravo all'ambasciata italiana, dopodiché entrava la mia compagna con il Peque, che era bambino, 8-9 mesi. Lei se ne andava a Cuba, io rimanevo lì all'ambasciata per un periodo di tempo, aspettando la possibilità di stabilire rapporti con compagni che erano fuori nella resistenza, e uscivo. Però l'unica cosa che c'era era che bisogna saltare il muro dell'ambasciata. Ci avevano detto, spiegato che bisognerebbe farlo in un certo punto, in un angolo dell'ambasciata, del muro, alle 8 di sera. Sono andati 2 giorni prima in una macchina a fare una perlustrazione, a capire. Perché alle 8 di sera? Perché in ogni angolo c'era sempre un militare a fare la guardia, fuori dall'ambasciata.
però il cambio della guardia la facevano le 8 di sera, lo facevano. Allora tutti andavano in un punto e questo angolo che mi avevano detto rimaneva libero, non c'era nessuno. Pertanto tu avevi 4-5 minuti per fare questa azione e saltare il muro, tenendo conto che quelli che ti accompagnavano rimanevano fuori. Questa cosa qua tu devi tenere conto, se ti salvi tu, ma le altre cosa succede, no? Non sai cosa. E un giorno, adesso non mi ricordo bene la data, una delle cose che non riesco mai a ricordarmi, siamo andati, abbiamo fatto un giro nella prenotazione, avevo visto il cambio, ci sono andati via i militari e ho saltato questo muro. Io non pensavamo di aver sbagliato, perché non lo sapevamo bene qual era il territorio, qualcuno ci ha detto, no? Quando sono stata io, e dopo un po' eravamo 250 e poi è aumentato un po' di gente, no? E quindi ci organizzavamo, dormivamo con i giornali, meno male che non era inverno, era primavera, un po' di freddo faceva, però non era per l'inverno, no? E dormivamo per terra, non avevamo da mangiare, dopo hanno cominciato a portarci della pasta, il personale dell'ambasciata, no? E facevamo dei turni, e dopo abbiamo cominciato a fare l'organizzazione dentro, ogni partito aveva il suo gruppetto lì organizzato e ci organizzavamo per far entrare la gente. Io mi ricordo di aver tirato su diverse persone, perché ero di guardia lì, no? Tutti facevano la guardia lì a turno per tirare su la gente, però ognuno nuovo che arrivava doveva portare il cambio, è durato per un po' quella roba lì, perché dopo un po' i militari erano più bravi di noi, ovviamente, no? E rapidamente indovinavano le cose. Mi ricordo uno, Rodrigo Rivas, è un dirigente del MAPU che è arrivato, gli hanno sparato e non l'hanno beccato, no? Si è passata così, non mi ha parlato, intanto lo tiravamo su. Siamo arrivati, adesso camminerai con lei come se fossero due amici. A un certo punto, siccome un muro era alto, lei ti aiuta a tirarti su, e così abbiamo fatto, abbiamo camminato con questa signora, so, 100 metri, 50 metri, e a un certo punto mi ha detto, mi sembra che qui sia più basso, dai, mi mette, intanto l'altro andava con la macchina pianino, e mi mette le mani così, io metto il piede, lei mi dà la spinta, io riesco a prendermi dal muro, e metto la gamba sopra, e quando sto per lanciarmi dall'altra parte, la monaca in borghese mi dice: ciao, io mi chiamo Valeria, salutami gli altri che ho mandato prima. C'è un sacco di gente in questa villa dell'ambasciata italiana, mi fanno parlare con i funzionari e io le dico che chiedo ospitalità, noi dobbiamo seguire la praxi. La praxi era di che loro andavano dopo al Ministero degli Esteri cileni a dire: signori, noi abbiamo dei ospiti al signor Sergio Mende, chiediamo e lascia passare perché il signor Sergio Mende esca dal paese. Nel mio caso loro dicono no, il signor Mende non ha lascia passare per abbandonare il paese, perché il signor Mende non è un perseguitato politico, è un delinquente. E io faccio a fare parte di un gruppo di 30-40 persone che ci sono dentro l'ambasciata, che sono tutti compagni a cui lei è stato rifiutato e lascia passare per abbandonare il paese. Il nome tecnico che era stato dato erano differitos, lotti feriti. C'erano dei compagni che erano entrati all'ambasciata il giorno 12 settembre o il 13 settembre del 73, e stiamo parlando del settembre del 74, e loro ancora erano lì. Un mese, 15 giorni, 20 giorni, più o meno, entrando metà luglio, 20 luglio, sono uscito il 4 ottobre verso l'Italia. Cioè, la prima cosa, salti dall'altra parte del muro, c'era tanta erba che anche gli stessi siciliani avevano messo lì in tale forma di avvertire il colpo del salto. C'è un immenso giardino, esci fuori, ti trovi con questo giardino con le ali, non vedi nessuno. A un certo punto, sempre
Non dico con paura, però con molta tensione, poi veniva una sensazione di attività, o molto per le rime, no? Per quello. Arriva a un certo punto e dici, trovi uno e dici, guarda, sono entrato adesso, ah sì sì, tu sei, mi fa, sì sì, aspetta un attimo, e ti, la prima cosa che hanno fatto è portarmi a mangiare. C'era una cucina, anche facevano da mangiare per tante persone, no? Ma hanno tenuto un piatto da mangiare. Mi domandano di che partito sei, la prima cosa. Non sei del Partito Comunista, probabilmente allora domani ti facciamo conoscere i compagni comunisti. Il giorno dopo, queste persone che io non conoscevo mi hanno fatto una specie di interrogatorio. Dico specie perché non aveva le caratteristiche di un interrogatorio poliziale, ma comunque volevano sapere cosa facevo, cosa non facevo. Era un rifugio. In quel momento, io credo che nessuno di quelli che saltavano il muro eravamo coscienti che dopo non potevamo uscire, perché si usavano le ambasciate anche come un nascondiglio. Il caso dell'ambasciata italiana era un po' particolare, perché il governo italiano non aveva riconosciuto o non riconosciuto il governo cileno, e allora i militari la trattavano un po' meglio, nel senso che c'erano le guardie fuori, e però non entravano dentro, come invece hanno bombardato, hanno pestato gli ambasciatori, hanno fatto di tutto i militari cileni, entrando nelle case e anche nelle sedi diplomatiche. Invece con gli italiani, in attesa che il governo italiano si pronunciasse, loro aspettavano che l'Italia riconoscesse Pinochet. E l'Italia, diciamo, non so se è stata una fortuna, un caso, lo ha fatto apposta, però l'ambasciatore italiano era in ferie, non è più tornato semplicemente. I militari non hanno mai tagliato un telefono dell'ambasciata. Allora c'erano dei compagni, delle persone che chiamavano l'ambasciata e dicevano, ma a che ora si può far visita al malato? E tu le dicevi, alle 12, perché i soldati facevano il cambio di guardia. Cioè se ne andavano gli 8 che c'erano e arrivavano gli altri 8 e fanno il cambio di guardia, la fanno tutti in una schiena, in un angolo, lasciando gli altri 3 angoli scoperti. E allora la gente si vedeva che aspettava lì vicino e saltavano come canguri, saltavano dentro l'ambasciata e arrivava un sacco di gente. Quindi quando io sono arrivato c'erano state una ventina di persone. Prima si è riempito il sotterraneo e dopo un po' si è riempita una immensa stanza, una grande stanza che era collocata di fronte alla piscina. Credo che sono entrati più di 40 materassi in questo salone, in questo grande salone davanti alla piscina. Poco tempo dopo hanno abilitato altre stanze. Si è riempita, sta ambasciata enormemente, tanta gente. Ora il numero preciso, io credo che con bambini tutto sia passato in 2000 persone, non lo so. Di preciso non mi sono mai occupato di sapere bene quante persone sono passate, però tante. Ci sono molti episodi che sono successi lì. Noi ci organizzavamo dando una mano a cucinare. L'ambasciata ha preso un cuoco e noi ci organizzavamo per dargli una mano. Si formò un comitato anche di controllo tra i profughi. Pechino controllo, sapere un po' se ci chiedeva la gente da dove vieni, come ti chiami, da dove vieni, chi conosci, chi lavorava con te, da che quartiere sei, che fabbrica, che quadra, cose così. Nel mese di ottobre, a livello internazionale, le Nazioni Unite fa l'Assemblea internazionale sulla valutazione dei diritti umani nel mondo e la dittatura militare doveva presentarsi a rispondere a tutte le accuse che erano state fatte contro di loro per la repressione, i morti, la tortura, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa fanno loro? Loro fanno un gesto di buona volontà, un po' per dire, guardate che noi non siamo cattivi come voi dite, e ci fanno uscire a tutti i 40 persone che eravamo di ferie. E questo lascia passare, viene avvisato così di un momento all'altro, cioè, pronto, mettetevi, prendete le vostre cose, che andiamo all'aeroporto, che si parte. Per fortuna che incaricato di affari italiano, Tommaso De Robotini, insieme a altri funzionari italiani, perché la situazione era molto, molto pesante. E a dire la verità,
il quadro che avviene quando ci portano all'aeroporto era veramente una cosa che chi vedeva quello diceva: qui, porca miseria, qui vanno gli assassini o i terroristi più importanti del mondo. C'era gente fuori di testa, gente che è arrivata anche ferita. Ricordo una volta un compagno, abbiamo dovuto legarlo perché i militari hanno portato la moglie alla porta e le dicevano che o si consegnava o la facevano fuori, e abbiamo dovuto legarlo. Tiravano delle molotov dentro a volte. Un'altra volta, ma io ero già uscita lì, hanno tirato dentro un cadavere, una dirigente del MIR, la Lumi Videla, e dopo dato il pretesto per entrare all'esercito e la polizia, perché l'aveva uscita noi, diciamo, no? Quindi la gente non stava bene, però noi facevamo quello che potevamo. Ma tutti erano isterici, a uno ti diceva buongiorno, tu non li salutavi, ti saltava addosso, tutti nervosissimi, no? Non solo per quello che si era lasciato, ma quello che stava succedendo fuori, e poi perché i militari, c'erano gli elicotteri tutta la notte che giravano. Vivi una sensazione completamente diversa, che tu hai la sensazione che è vero che sei libero, ma non lo sei per niente. Comunque, sono 4 ore che tu non puoi uscire. Sei in territorio italiano o sei dentro Cina, sono tutte contraddizioni che secondo me non bella, nel senso che nei primi momenti tu senti solo darci le colpe uno con l'altro, che il mio è l'interprete comunista, voi non avete fatto questo, cioè questa cosa che secondo me fa parte della psicosi vissuta nei primi tempi, perché a 28 anni con la tranquillità e magari con la maturità di vita e politica le valutazioni le fai in una forma completamente diversa, magari non cambiando in profondo le cose, però le fai con un certo... Lì invece c'era questa cosa qua di accusare l'uno con l'altro, voi avete tradito, tu... e c'erano momenti anche molto brutti di litigi. E la convivenza all'ambasciata non era facile, eravamo tanti. E siccome c'era questa cosa di darsi la colpa, no? Tu hai più colpa che io del corpo stato, tu socialista hai più colpa, tu, cioè, tutte queste cose, quindi politicamente difficile. E venivano fuori anche delle miserie umane, perché la società di fuori è entrata all'ambasciata e quindi la convivenza era difficile. Alcuni giorni prima all'ambasciata entrano due soggetti. Uno di questi soggetti si presenta come membro della DINA e militante del MIR. E un'altra persona la sua staffetta. Naturalmente questo ci mette in subbuglio. Quello che era il responsabile del MIR parla con queste persone e si fa uscire dall'ambasciata quello che questa persona dice. E da fuori avvisano che veramente questa persona era un militante del MIR che era un infiltrato e che era scappato perché avevano scoperto che era un infiltrato. Avevano teso una trappola e lui era riuscito a scappare, a non cadere nella trappola. Non vi dico che cosa succedeva durante il giorno nell'ambasciata fuori, come girava gente della DINA. Hanno portato la moglie del ragazzo più giovane a piangere, a supplicarle che uscisse dall'ambasciata. E lui non se ne va. Per fortuna non è uscito. Quelli che eravamo, facevamo parte di questa cellula del MIR dentro dell'ambasciata, usciamo, perché eravamo tutti i cattivi che non ci davano lascia passare. E questi rimangono lì, e rimangono lì fino a quando entra Sotomayor, Tito Sotomayor. Perché c'erano diverse persone a cui non gli veniva richiesto l'asilo, cercavano di portarli fuori in qualche maniera dell'ambasciata, ma non gli veniva riconosciuto l'asilo. Una volta che ti danno l'asilo, allora arriva che ci davano a scaglioni, così non c'era, ci sono persone che sono rimasti 3-4 anni dentro, qualche dirigente molto ricercato, così, no? Tutti inconsciamente sapevamo che era un periodo di guado.
però la situazione come quella che si stava vivendo fuori delle mura è un'altra che non sapevamo cosa altro. Sì, andiamo in Italia, ma una cosa è viva e un'altra cosa è reale. Ci hanno dato il cosiddetto salvocondotto, cioè lascia passare per uscire dall'ambasciata e arrivare all'aeroporto. Ovviamente sempre in macchine dei diplomatici dell'ambasciata italiana. Siamo stati portati all'aeroporto e da lì caricati su un aereo. Abbiamo dormito una notte a Zurigo e poi siamo arrivati a Roma. 22 agosto 74 con vestiti invernali, perché nessuno mi ha detto guarda che là c'è un caldo da morire, e quindi quando sono sceso dall'aereo quasi mi affogo. Arriviamo all'aeroporto e si dà il caso che due membri del MIR, fisicamente, anche con differenze d'età, erano molto simili agli altri due che erano rimasti dentro l'ambasciata. E arriva la Dina e le sequestra e se le porta via. E lì viene il putanaio, no? Perché i funzionari internazionali cominciano a telefonare a mezzo mondo per questo fatto del sequestro, no? Fermano l'aereo non parte, noi rimaniamo lì, noi non sapevamo che cosa succedeva con noi, se noi tornavamo all'ambasciata o se ci prendeva la Dina, ci prendeva tutti quanti e ci portava via. Comunque siamo stati all'incirca 5-6 ore lì dentro in una parte isolata dell'aeroporto, aspettando che questa situazione si risolvesse, no? Per cui la pressione internazionale ha avuto il suo peso e anche la Dina in certo senso ha capito che non erano quelli lì, però la cosa fondamentale per la Dina è che avevano segnato il territorio, cioè qui non si fa quello che volete voi ai funzionari internazionali, si fa quello che vogliamo noi. E da lì siamo partiti, siamo usciti dal Cile e siamo arrivati qua in Italia. Ieri all'aeroporto ho avuto una sorpresa io, perché arrivata all'aeroporto comandavano lì l'aeronautica militare, e allora ci urlavano, ci hanno pestato quasi tutti, ci prendevano la roba, la buttavano via. E quello che urlava di più era un tipo alto quanto me, un tenente dell'aeronautica, che tra l'altro io lo conoscevo, e quando mi vede mi dice: tu che cosa fai qua? E gli ho detto, io ero impaurita ma anche arrabbiata, no? Per quello che gli insulti che ci facevano e tutte le cose. E allora dico: io sono uno di quei marxisti di merda di cui parli, pezzo di merda. E lui è rimasto così. E allora mi dice: sai che tuo fratello è un eroe? Ah sì, mio fratello era un pilota dell'aeronautica militare, no? Era molto di destra mio fratello, però era mio fratello. E allora mi dice: non ho mai saputo io perché me l'ha detto, no? Per farmi del male, per non so, che non sapeva cosa dire. Mi ha detto: sai che tuo fratello è un eroe? Ah sì, è lui che ha diretto l'attacco alla moneta, dice. E io a questo fratello non gli ho parlato per 4 anni. Pensavo che era vero, non era vero, assolutamente. Nel viaggio avevamo sempre la paura che magari la giunta militare potesse aver messo qualche spia. A noi non è successo niente, però ti dico, non eravamo lontani dalla realtà, perché poi quando hanno, tempi dopo, hanno tentato la vita a Bernardo Leighton a Roma, hanno ammassato le altre degli Stati Uniti, avevamo paura di questa rappresaglia, no? Di questa cosa.